Io chiamerei qui Barbara Meccucci. Buonasera, sono Cicioni. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, Barbara. Allora. Che arriva, che vieni da? Da Roma. Da Roma. Si sente, penso. Comunque anche molto simpatico. E questa passione del teatro, soprattutto di Franca Valeri. Sì. Beh, una grande. Io me la ricordo quando ero piccolina che, insomma, vedevo questa Sara Ceccioni, anche se lei ha iniziato a scriverlo prima che noi nascessimo. Certo. Esatto. Però lei, secondo me, è una grande caratterista. Quindi mi piace portarla qui per magari farla conoscere ai ragazzi che non ai sanno più giovani, chi è. Certo. E invece è una grande sì. Attrice, una caratterista più che comica, una poliedrica in realtà. Lavora ancora nonostante? Sì, ha 92 anni, ha fatto uno spettacolo, a parte molti di voi l'hanno vista a Sanremo, però insomma ha fatto al di là di quello fa ancora gli spettacoli per tutta Italia e qualche volta porta ancora la Sara Ceccioni. Sì, nonostante anche un problema di salute. Sì, perché... nonostante un problema di salute, però è una grande. Noi ti lasciamo la tua arte e poi torniamo perché comunque così la giuria potrà dare anche il suo voto. Dica alla giuria che è un omaggio, quindi ovviamente. Guardate la Franca Valeri, è irraggiungibile. Barbara Meccucci con la signora Ceccioni e il marito ritarda. Bravo. Grazie. Pronto? Mamma, sedè? Oh, e se è tardi, perché mi telefoni? Ah, te devo da chiamare io, non me so ricordata, me stavo a riposare. E no che ancora non ho cenato, e Giovanni ancora non è venuto. E che te devo dire? Di solito quando sei 8 sta a casa, hai capito? Ma perché, che ore so? È mezzanotte. Non me ne ero proprio accorta. Ma perché mezzanotte quanto fa? Le 24? E le 8? E 20? 1, 2, 3, 4. Sta in ritardo di 4 ore, che devo sta in pena? Ah, se di te avevi già telefonato, ho capito. E vabbè, ma se è mezzanotte in ufficio non ce lo trovo, capito? Ah, e potrebbe essere successo qualcosa, ho capito. Vabbè, mo chiamo mamma, sì. Salutami a papà e Maria e Giuseppe e a sora Visonise e Bussi. Un bacio ai pupi. Sì, ciao mamma. Fammi provava. Hai visto mai se fosse sentito? Pronto ospedale? Senta, buonasera. Mi saprebbe dire se è stato ricoverato un signore di cognome Ceccioni di nome Giovanni? Ah, sono troppi? Ma questo se lo dovrebbe ricordare, perché stava tanto bene. Ah, sono cronici? Ho capito. Ma in caso di incidente rispondono sempre loro? La ringrazio, buonasera. Madonna, un altro numero, se mi regge il dito. Tanto mi dolgono, è una cosa tremenda. Pronto? Buonasera, senta, mi saprebbe dire se c'è stato un incidente in moto scooter? No, perché il marito mio non porta la macchina, non va a piedi, capito? Come non detto, grazie, arrivederla. Madonna del divino, mo mi tocca di chiamare obitorio, se no mamma s'arrabbia. Quella lo chiamava sempre quando papà tardava, tanto affezionata. Pronto? Obitorio? Il sormario? Senta, so, fia da sora Gusta, quella maritata Ceccioni. Che c'è niente per noi? Grazie come sempre, sormario. Oggi mi sento un po' fiacchetta, sì. Sarà sto scirocco. Lei come sta? Sta bene? I pupi? La signora? Tante care cose, sormario. Risentirci, sì, arrivederci. Dovrei provare. Devo provare a chiamare un locale notturno, ma sapendo va quello. Fammi il 110, va? Vediamo se mi possono aiutare. Pronto 110?
Senta signorina, mi serve un'informazione. Mi saprebbe dire un locale dove ci potrei trovare un uomo? Scostumata! Accidenti! Accidenti a loro che stanno sempre nervose che non trovano marito. Vabbè, fammi provare a chiamare Ranchero, va? So quei locali esotici che al marito mio tanto gli piacciono. Pronto? Madonna erbaccano. Senta, signori, mi faccio alzare la voce perché proprio non c'ho fiato. Mi saprebbe dire se il marito mio è venuto lì? Beh, io potrei dire il cognome, mi scusi. Anzi, può far sentire? Beh, credo bene. Ma guardi come dovrebbe aver notato, perché tanto è moro come io so bionda. Guardi, so quei contrasti che chi ce l'ha, ce l'ha. Pensi che quando siamo usciti da chiesa che ci siamo sposati, si è fermato tutto il quartiere. Oh, vuoi sapere rispetto dalla natura? A buba mi è uscita fuori castana. Quella mi ha preso da mia suocera, che siccome si era rotto il femore, mi stava dentro casa, no? Tanto pianto in sala parto. Pronto? Madonna mia, mamma che gli dica a mamma se questa chiama, io ancora non ho trovato. Ma che è sto rumore? Ma che vi è dalla camera? Ma che c'è qualcuno? Ah, sei te? E quando sei rientrato? Alle 7:30. Non t'avevo proprio sentito.